Ho detto e ribadisco che la soluzione non è la rincorsa all'egoismo locale di una o dell'altra regione, quindi io voglio trattenere le mie risorse, allora io voglio ancora di più perché non se ne esce mai. È immaginare un progetto di revisione concordato e controllato dallo Stato nazionale che dica presidenzialismo e federalismo, cioè da una parte ti serve uno Stato che superi tutte le sue degenerazioni, che sia efficace e efficiente, con un governo scelto dai cittadini che va a casa se sbaglia, e dall'altra il contrappeso sono maggiori autonomie. Noi non ci salviamo con la rincorsa all'egoismo locale, noi ci salviamo se riusciamo a rendere intanto lo Stato centrale più efficace e più efficiente, perché atteso che siamo molto più forti se siamo uniti che se siamo divisi, se lo Stato funziona, allora ovviamente funziona meglio tutto, e allora anche l'autonomia verrà chiesta, diciamo, di meno, e complessivamente l'Italia sarà più forte. Ma sicuramente io sono, per carità, sono sempre rispettosa di quando si fanno scegliere, quando si fanno votare i cittadini, e ovviamente anche in questo caso rispetto i cittadini che sono andati a votare. Segnalo che non credo che ci si potesse aspettare, per esempio in Lombardia, meno del 40% di sì o del 38% di sì, adesso poi non ho letto i dati definitivi, di fronte a una consultazione che vedeva il 100% delle forze politiche a favore e il cui, insomma, e quesito era più o meno voglio essere ricco, immagino, sì, insomma, che la gente dica sì, voglio essere ricco. Dopodiché non credo che ci si potesse aspettare su un referendum sui fatto meno del 40% in Lombardia, diverso il dato del Veneto, che effettivamente è un dato importante, ma quello della Lombardia, insomma, per carità, poi è giusto che si dica, è un dato benissimo. Io ho le idee chiare anche sulle sintesi, perché sono più che disponibile alle sintesi, voglio dire, la destra italiana trovava le sintesi con la Lega di Bossi, non è che avrà problemi a trovarne con la Lega di Salvini, no, ecco, anzi io e Matteo siamo alleati, si sa, insomma, solidi siamo sempre stati, e quindi si tratta di trovare una sintesi per mettere tutto insieme sempre che si voglia fare. Io lo voglio ancora fare, l'ho sempre voluto fare, vorrei provare a vincere e spero che lo vogliano anche gli altri.